Eccoci qui. Vecchio lupo di mare. Eccoci qui, siamo quasi pronti per l'imbarco con il grande Michele. Vuoi rilasciare qualche dichiarazione? Che stamattina prendiamo due tonni. Due tonni. Uno piccolo e uno grande. Perfetto. Quindi l'equipaggio è speranzoso. Michele è l'ammiraglio dell'imbarcazione. Io sono addetto alla pulizia e pasturazione. E poi tiro. E poi tiro quando capita, quando capita. Poi c'è Maurizio che è andato a buttare le buste e tra poco arriva il capitano Giuseppe. Eccolo qui. Eccolo qui. Ma penso non muore mai. Ma come è possibile? Ecco il capitano appena arrivato. Ecco il capitano delle palle. Oggi è dura, oggi è dura, i tonni non ci sono. Adesso Maurizio. Due tonni becchiamo oggi. Siamo qui pronti per il rifornimento in attesa del benzinaio che non c'è. Manuel, sei qua nel porto? Nel porto qua? Andavano tutti verso giù, Ma proviamo, ragazzi. Pescara radio da imbarcazione Fandango. Ma che è una meraviglia. La peria pure tu. Là il Sardamatic, tu devi tagliare. Ecco, siamo giunti vicino alla piattaforma. Beh, vediamo come si mette. Ecco, Maurizio cala la prima canna che andiamo a posizionare sugli 80 metri. Questo è per il pesce spada, capito? Per il pesce dedicata, questa è la dedicata al pesce spada. Michele sta alimentando il pasta, il Sardamatic. Praticamente le sarde stanno finendo. Le mettiamo fuori questa. Quando vuoi il cambio, Michele, dimmelo che... Quello se ce n'è, ce n'è uno. Se ce n'è uno, lo prendiamo. Un tonno e un pesce spada.
facci. Ci andò? Giuseppe è stata la pescata più bella della mia vita. Addirittura. Presero 20 colpite, tutto 1,5 kg, 2 kg. Porca vacca. Ma mi mandano le foto, ma guarda, cose impressionanti, ma certe colpite. Ottobre. Io mo a Gigi me lo sentivo da 2-3 anni. Faccio piacere, sentite. Vediamo qui l'eco scandaglio che niente. Leasing. Sì. Strano. Ma non è che la pastura 25 metri quasi. Un boss. No. Salute. Yes. Tanti gabbiani, pochi tonni. La figlia si preoccupa, morire. Quali sono? 12 e 20. Gabbiani buono, in pastura. Adesso è un orario buono. Adesso ci metto 4 sarde nuove e vedrai. Non hai messo la volantina, però. Cani che favore. A 100 metri qua c'è la volantina, che c'è un po' dentro la barca il tonno. Comunque qua ricordi qua la mattina ci sei 5, eh? E ce ne andiamo, se no la facciamo 10. Sì. 5 tonni. 5. Porca miseria. E chi siamo andati perché erano professionali, poi sono venuto pure la finanza che ci ha fermato. Due volte lì. Non faceva tempo a mettere giù, no? A tirarlo che già era pronto l'altro. Madonna, 5 tonni ti spezzano la schiena. Ma pure una volta che venissi tu, ti ricordi, ci ruppero 2 canne. Madonna, la prima uscita che ho fatto. Pure ci mangiarono 4-5 animali, 2 ci ruppero la canna. Uno stuccò proprio poi, e un altro lo riuscimmo a ritirare nonostante la canna rotta. Senti, io ti metto qua e tu lo passo qua, se no se la subiamo via. Thank you.
qui. L'una e un quarto, abbiamo già siamo in chiusura. Si fonde. Quando andiamo a cucinare, scaldando questa la devo... C'è il panno qua, Non l'ha toccata neanche una mezza pinna. Guarda, si è cotto il sì, pesce. Sì. Si è lessato ma... Oh, manco l'arrancicata. Che possa arrivare così lontano come... Pensavo che era da parte, cazzo a parte. E io ho detto, io accerei i motori adesso. Ah, certo, che stavo col camminare. Con l'abbrivio. Guardate qui ragazzi, quanta roba viene probabilmente dal Salinello. Sì, secondo me sì. La fine del Salinello. Porco Dio. Aspetta, c'è un mezzo da... Il pesce spada, cazzo!
ha un colore. Come la vogliamo concludere, Michè? Che sto riprendendo. Come dobbiamo concludere? No, dico... La prossima volta. La prossima volta. Il pesce spada l'abbiamo visto. Tu? Io? Ah, tu non l'hai nemmeno visto. L'ho girato da chi è? Un bello spada saltare. Ci posso... dice, guarda, vai così lontano, poi lui è qua vicino. Lui andare là ci mette 10 minuti. E noi lo cercavamo nel posto sbagliato.